La beta di Call of Duty World at War, online da pochi giorni, sta già registrando un notevole afflusso di fan. Vediamo le impressioni ricavate da qualche ora spesa sui server. I fan del precedente episodio si troveranno a proprio agio, l'interfaccia è rimasta immutata, così come il sistema di crescita del personaggio. Combattendo guadagneremo punti esperienza che serviranno, oltre che per avanzare di livello e grado, per sbloccare nuove opzioni, come il tag clan personalizzato, ma soprattutto nuove armi, classi ed accessori. Non mancano all'appello nemmeno gli amati odiati perks, abilità particolari che ci verranno utili in più di un'occasione. La beta permette di combattere su tre mappe in cinque diverse modalità di gioco. Queste ultime sono War, che ricalca in tutto per tutto il King of the Hill. Avremo poi gli immancabili Cattura la bandiera e Team Deathmatch. Il Pickup Team Deathmatch invece non permette di entrare in gruppi preassemblati. In ultimo il Free for All, tutti contro tutti. Tutte le modalità prevedono un limite massimo di 12 giocatori, destinato a salire nella versione definitiva. Le tre mappe sono Making, direttamente dalla prima missione di gioco single player, e ambientata su una spiaggia, ricca di nascondigli e con una serie di capanne collegate tra loro. Courtyard propone invece un tipico tempio nipponico, con tanti spazi aperti, ma anche postazioni sopraelevate adatte per i cecchini. Ed infine Roundhouse, mappa di generose dimensioni in una zona industriale in rovina, l'unica che presenta al proprio interno dei mezzi controllabili dai giocatori, in questo caso dei carri armati. Sono stati rinnovati i bonus attivabili uccidendo più nemici consecutivamente. A 3 potremo richiamare un radar che ci permetterà di vedere la posizione degli avversari. A 5 potremo ordinare un attacco con i mortai. Raggiungendo invece i 7 potremo scatenare contro i nemici un branco di feroci pastori tedeschi. Le partite effettuate hanno mostrato l'efficacia del netcode sviluppato, in grado di regalare match con un lag molto ridotto. Per migliorare le prestazioni è possibile compiere una ricerca in base alla vicinanza degli utenti. Tecnicamente, l'utilizzo di una versione aggiornata del medesimo engine visto nel predecessore ha permesso a Treyarch di percorrere una strada già battuta. Il framerate, aspetto chiave, è sempre ancorato ai 60 fps. Sono state migliorate ulteriormente le performance generali, con passi avanti nel comparto texture e particellare. Dal punto di vista sonoro, ci è sembrato un po' debole il campionamento delle armi, ma il supporto Dolby 5.1 ci farà sentire nel bel mezzo dell'azione. I piccoli cambiamenti e miglioramenti introdotti da Treyarch ci sono sembrati interessanti e capaci di fornire il giusto grado di sfida a tutti i giocatori. Un punto molto importante su cui gli sviluppatori dovranno lavorare è un adeguato bilanciamento delle armi e soprattutto dei mezzi presenti sulle mappe, senza minare il divertimento e la godibilità complessiva del prodotto. In attesa di poter mettere le mani sulla versione definitiva, vi ricordiamo che la prossima chiamata al dovere è prevista per il 14 novembre.